Buonasera, bentornati alla seconda puntata di Dialogos, dibattiti di periferia. Permettetemi di ringraziare tutti coloro che stanno seguendo questa nuova avventura giornalistica. Grazie per averci seguito in tanti e per i feedback che sono arrivati tutti positivi e numerosi. Questa puntata parleremo di turismo e valorizzazione del territorio, partendo da Scicli, ma con un occhio a tutto il Val di Noto. Lo faremo come sempre con ospiti autorevoli che ci porteranno in dote il loro contributo al nostro sforzo maieutico, perché questo appunto abbiamo avuto modo di dire più volte, è un salotto in cui si pratica l'arte del dialogo, il potere maieutico di questo dialogo, in cui si discute della res pubblica senza urlare, ma ascoltando e dialogando. Per questa puntata abbiamo affidato l'onere dell'editoriale al collega di Catania Today, Andrea Sessa, che andiamo subito ad ascoltare. La terra potrebbe vivere soltanto di turismo. Quante volte lo abbiamo sentito dire? Quante volte i politici nazionali, locali hanno fatto campagna elettorale con questo slogan che ormai è diventato trito e ritrito. Purtroppo la Sicilia non vive soltanto di turismo, anzi col turismo ci vive davvero poco e in epoca di coronavirus pagherà fortemente dazio. Il turismo è il 13% del PIL nazionale e quest'anno sarà una stagione difficilissima per i nostri imprenditori, per i nostri alberghi, per le guide turistiche, per tutti coloro i quali lavorano sia in maniera stagionale sia in maniera fissa in questo settore. Però le cose prima non è che andassero molto meglio, perché la Sicilia rispetto al suo potenziale non riusciva ad essere attrattiva e motore d'Italia in questo settore. Nel 2018 le nostre presenze, le presenze dei turisti sull'isola sono state 15 milioni, il 3,5% del totale nazionale. Ebbene, pensate che il Veneto ne ha avute 69 milioni di presenze, il 16% del totale, il Trentino ne ha avute 51 milioni, il 12% del totale, la piccola Malta ha avuto 2,6 milioni di presenze con una estensione di poco più di 300 km quadrati. Con tutto il rispetto, la Sicilia ha una storia, una cultura, una enogastronomia, una tradizione molto superiori a quelle di Malta, ma ancora non si riesce a essere competitivi. Non siamo competitivi perché non abbiamo le infrastrutture, perché l'alta velocità si ferma a Reggio Calabria, perché le nostre vie di trasporto interne fanno pena, perché ancora non abbiamo la continuità territoriale, perché discutiamo e siamo costretti ancora a discutere con Alitalia, che fa delle condizioni capestro, e anche tornare in Sicilia costa 400-500 euro ai nostri fuorisede. Figuratevi i turisti che nel tempo hanno scelto altre mete meno care e meno difficili da raggiungere. Quest'anno sarà un anno difficilissimo per le imprese del settore. Il 25% degli alberghi a giugno ancora non ha riaperto. E gli stati generali, questa idea lanciata da Conte, questi appuntamenti che abbiamo visto negli ultimi giorni, sembrano però una scatola chiusa di buoni propositi, ma che concretamente non stanno dando risposte. Ci sono ancora persone che attendono la cassa integrazione. E allora faccio mia l'idea di Toni Capuozzo, che è quella di affiancare al bollettino sanitario, che indica il numero dei contagiati, il numero dei guariti da coronavirus, un bollettino del lavoro che ci dica ogni giorno quante persone hanno perso il posto di lavoro, quanti sono ancora in cassa integrazione, quanti ci entreranno, quante persone sottoscrivono un nuovo contratto e che tipo di contratto, perché il lavoro è la base della nostra Repubblica, eppure non tutti se lo stanno ricordando. E allora vorrei anche che i nostri politici, così come giustamente hanno fatto per George Floyd, l'uomo di colore ucciso dalla polizia americana per soffocamento, vorrei che i nostri politici si inginocchiassero anche per tutti gli eroi
normali per i Biagio, per i Bartolo, per i Francesca, per le Valerie che ogni giorno aprono la loro attività e lavorano qui in Sicilia, in una terra difficilissima, per tutti i giovani precari che ogni giorno si alzano e non sanno se poi il mese prossimo potranno continuare a lavorare o meno, per chi deve, per chi è costretto a subire e ad accettare paghe infime e spesso in nero, perché siamo stati presi in giro per troppo tempo, perché ci hanno detto che appunto questa terra potrebbe vivere soltanto di turismo, ma purtroppo così non è. Una notizia che ci toglie un po' da questo torpore che abbiamo addosso viene da Castiglione di Sicilia. Il sindaco ha lanciato un'iniziativa che è il voucher degli eroi, vale a dire un bonus di 200 euro per chi, fra personale delle forze dell'ordine, medici, infermieri, personale sanitario, protezione civile, volontari che hanno lavorato nell'emergenza Covid, per chi vuole trascorrere le loro vacanze a Castiglione di Sicilia, uno dei borghi più belli d'Italia, avrà questo bonus. Con questa piccola postilla che strappa un sorriso, chiudiamo con la speranza che ci siano meno verbi al futuro e più verbi al presente. Grazie ad Andrea Sessa per l'illuminante editoriale. Dice bene quando abbiamo bisogno di declinare più verbi al presente che al futuro, forse in questa fase. Ma entriamo nel vivo del nostro dibattito, presento i nostri ospiti. Benvenute e grazie a Silvia Noè, imprenditrice bolognese che da qualche anno ha deciso di vivere e di investire nella nostra Scicli. Nel 2011 si innamora di Donna Lucata e di Scicli, nel 2015 apre una boutique in via Mormino Penna, nel cuore pulsante del nostro barocco. E benvenuto e grazie a Bartolo Piccione, ex assessore alla cultura e al turismo dal 2003 al 2006, ha inventato il festival Basole di Luce, il marchio Mare Barocco e tante altre cose che andremo a ricordare insieme. Inizierei con Silvia. Silvia, raccontaci la tua storia d'amore con Scicli, perché hai deciso di abitarci e di viverci, e di investirci, perdono. Io sono una persona che sono venuta qui in Sicilia e a tutt'oggi oserei dire che la mia vita si divide tra Bologna e Scicli, senza conoscere nessun siciliano o quantomeno qualche amico. Io sono stata, sì, la classica vittima di Montalbano, nel senso che a forza di vedere questi sceneggiati mi sono, dagli anni 2000, dall'inizio degli anni 2000, mi sono talmente innamorata del territorio che a un certo punto ho capito che era assolutamente indispensabile visitarli e quando sono finalmente un giorno, intorno al 2011, ebbi l'occasione per venire a visitare il territorio, la Val di Noto, quando arrivai mi rese conto che la realtà superava abbondantemente la fiction. Poi da lì il desiderio di approfondire ulteriormente e comprendere con mio marito che questo poteva essere anche il territorio dove avremmo potuto trascorrere i nostri secondi 50 anni, quantomeno soprattutto la parte finale. E poi da lì comprese anche che, essendo sempre stata in attività, potevo mutuare alcune esperienze imprenditoriali che ho vissuto al nord, a Bologna, qui sul territorio di Scicli, che peraltro mi hanno dato grande soddisfazione. Questo è stato il mio approccio. Perfetto. Passiamo un attimo la parola a Bartolo, al quale chiederei di raccontarci cos'è stato, partiamo da Basole di Luce Festival, quali erano gli ingredienti che lo rendevano un potente strumento di promozione del territorio, orientato tra l'altro a un target turistico colto e medio-alto. Cos'era? Raccontacelo, Bartolo. Ti ringrazio per l'invito e ringrazio anche Silvia per il suo prezioso contributo. Parlando di Basole di Luce Festival, ci tocca fare un po' di amarcord, in Facciamolo. senso positivo. È stata un'esperienza straordinaria, ma anche e soprattutto di coinvolgimento della collettività.
senza, ed era uno degli obiettivi che fin dall'inizio ho cercato di perseguire, senza che c'è stato un abbassamento della soglia del livello culturale dell'iniziativa. Perché, se vi ricordate bene, le esperienze di riempire le piazze con Orietta Berti o altri artisti, per amor di Dio, sicuramente persone importanti, è stata totalmente rivisitata in chiave culturale. In questo c'entra anche la conoscenza, e qui torna a Bologna, la città di Silvia, la conoscenza di un mio oggi caro amico, ma all'epoca era un professionista straordinario, un produttore straordinario, che è stato Marcello Corvino, che si è formato a Bologna, violinista, oggi direttore del Teatro Stabile di Ferrara, e ha continuato nel tempo a fare delle produzioni importanti. E questo favore, mi ricordo il primo incontro, perché mi convocarono a Roma, Marcello insieme a Moni Ovadia, e nacque da lì la mia operazione di convincimento dei due personaggi a darmi una mano nel Festival Basol di Luce che stavo preparando. Quindi la soglia culturale non è stata abbassata, è stata tenuta alta. È stata una scommessa, secondo me, importante, di rispetto anche della comunità locale, perché le persone si sono avvicinati a capire cos'era quel particolare spettacolo, ciò che veniva presentato. Cicli, in quegli anni, se vi ricordate, era un po' il pool d'attrazione per quanto riguarda l'animazione culturale in un contesto provinciale. È anche stato un'apripista per presentare e far conoscere artisti sicuramente di livello, ecco. Tra l'altro eravamo in una fase storica in cui appena nel 2002 Scicli era stata inserita nella World Heritage List da parte dell'UNESCO, quindi una Scicli che viene investita da questa sfida della promozione verso l'esterno, no? Sì, perché tra l'altro mi porti sempre alla parte dello spettacolo, da quello, perché abbiamo inaugurato questa, abbiamo omaggiato questa iscrizione della città col concerto di un famoso musicista, che ora mi sfugge il nome, che era suonava il... mi sfugge. Comunque c'è stato questo concerto al Cineteatro Italia. Ed è stato importante anche il ruolo dell'allora assessore regionale ai beni culturali e al turismo, che è Fabio Granata, il quale ha creduto molto nella presentazione del prodotto e dell'offerta turistica non dei singoli comuni ma del Val di Noto. E questa è stata una cosa veramente importante, che ovviamente il riconoscimento UNESCO ha portato alla città di Scicli ad una ribalta importante, ma non solo come città, come Val di Noto, perché non dobbiamo dimenticare che il riconoscimento si è avuto forse è stato uno dei pochi casi, o il primo caso, di un riconoscimento UNESCO dato a un'area che era il Val di Noto per le caratteristiche sia architettoniche che culturali del luogo. Ok, ritorniamo un attimo, diamo la parola di nuovo a Silvia. Noti differenza tra la Scicli che hai conosciuto al tuo arrivo e la Scicli di oggi, che ovviamente è attraversata da questa pandemia, che un po', rimescola le carte. Qual è la situazione dal tuo punto di vista per quanto riguarda le presenze turistiche? Cosa è accaduto, cosa è cambiato? Come la vedi tu, insomma, dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio privilegiato, tra l'altro? Indubbiamente, quando sono arrivata nel 2011 e nel 2012, ho avuto la percezione di un posto che effettivamente rispecchiava
quelle scene che me l'avevano fatto entrare nel cuore e nella mente. Mi c'ero completamente ritrovata. Devo anche dire che ricordo in quegli anni che molte volte quando riferivo agli amici miei bolognesi o emiliani di questo mio interesse verso questi luoghi della Sicilia, non tutti conoscevano il territorio, perché sicuramente Noto piuttosto che Ragusa Ibla, piuttosto che Modica erano più note. Però era sufficiente abbinare il nome di Scicli a Montalbano, che questo già immediatamente consentiva di riconoscere il posto. Però, ecco, oggi a distanza di quasi 10 anni, io posso dire che soprattutto dal 2015, che ho avuto modo anche di vivere nel centro di Scicli con un'attività commerciale, un'attività di abbigliamento, che effettivamente, proprio anche da un ritorno mio commerciale, il turismo è sicuramente, almeno dal mio punto di vista, è sicuramente aumentato. Ho visto anche che, proprio ritornando su al nord, come periodicamente faccio, oggi Scicli è nell'immaginario di tutti. Non è più, ormai se la gioca allo stesso livello, non so se di Noto, ma sicuramente di Modica e di Ibla. Quindi io voglio riconoscere un merito comunque al territorio di aver lavorato bene, ma sicuramente dal mio punto di vista oggi ci sono ancora delle potenzialità incredibili, inespresse, alcune, lasciatemi dire, che sono state colte in passato e che ahimè oggi, che potrebbero essere veramente delle briscole vestite, potrebbero dare dei grandi ritorni, non si esprimere quella potenzialità o quel rendimento che sicuramente potrebbero dare. Ecco, qui si inserisce un passaggio secondo me importante, che Bartolo ha evidenziato anche prima nella sua introduzione, come la città, la periferia riesce a interagire col centro, e forse questo è il motore, il vero motore dell'innovazione sociale, culturale, ma anche economica, cioè riuscire a mettere in relazione Scicli con il resto del mondo, Scicli con le università del nord, Scicli che si collega a esperienze virtuose fatte altrove, vi chiedo. Cioè, sicuramente, poi dopo Bartolo lascio anche a te un'opinione in merito. Scicli ha avuto la fortuna, ripeto, adesso non vorrei abusare eccessivamente del tema Montalbano, ma quando tu hai uno sceneggiato che ha degli share d'ascolto di un certo tipo per 20 anni e che viene girato in oltre 50 paesi del mondo, e che tutto sommato, insomma, è tangibile, basta vedere anche lo stesso paesino di Punta Secca, dove un tempo forse c'era solo questa casa e che oggi è diventato un punto attrattivo incredibile, e questo te la dice lunga sul fatto che il luogo di per sé abbia già la potenzialità per essere stato, speriamo, anche in futuro un set a cielo aperto, di essere comunque una località che può arrivare a lungo raggio. Il problema è quando ci devi fisicamente arrivare. E allora qui, mi dispiace, ci sono delle responsabilità che io ho riscontrato, sono nella consapevolezza anche degli amministratori politici, però se, e sono stata anch'io un amministratore. Io ho fatto per 15 anni politica a livello comunale a Bologna, a livello regionale per 10 anni in Emilia-Romagna. Ecco, io se dovessi suggerire una modalità per cercare di essere più tempestivi nel cogliere le opportunità del territorio, ci vuole un po' più di pragmatismo. Indubbiamente pragmatismo è una parola che si parla così in pochi secondi, ma io vorrei veramente che qui sul territorio, penso alle grotte di Chiafura, una grandissima risorsa di questo territorio, qui in un mese, adesso non vorrei esagerare, ma basterebbe pulirle, perché il percorso c'è già, ricordiamoci che queste sono delle grotte che già Pasolini, Vittorini, Guttuso, hanno visto, hanno considerato come fonti di grandissima ispirazione. Allora, cioè, perché questi ingredienti non vengono immediatamente gestiti
in chiave anche, lasciatemi dire, come patrimonio artistico, ma anche reddituale, affinché possano essere assolutamente annoverati tra i circuiti turistici. Bisogna semplicemente pulirle e dare l'opportunità alla gente che comunque le conosce di vederle e di poterle apprezzare. Se uno oggi va alle grotte di Chiafura si trova molta immondizia e quindi non può né proseguire e torna a casa indietro con un cattivo ricordo. Quindi ci sono adesso ho citato Chiafura perché il tempo non mi consente di dire molto, ma oggi l'amministrazione deve immediatamente cogliere alcuni passaggi ed è perfettamente in grado di poterlo fare, perché io ho conosciuto delle persone che sono molto disponibili all'ascolto, sono molto volenterose, quindi secondo me ci sarebbero anche le condizioni per poter arrivare a determinati risultati, in taluni casi anche in tempi brevi. Però bisogna darsi pragmaticamente l'obiettivo di conseguire determinati risultati, se no rischiamo di perdere dei treni e non ce lo possiamo permettere. No, assolutamente. Tra l'altro ricordiamo che avremo nel secondo blocco l'assessore al turismo, che è già tra di noi, dietro la telecamera, sta seguendo il dibattito, quindi potrà darci qualche risposta. Questi. Davvero? Chi è l'assessore al turismo? Emile Rabito. Emile, non sì. Sapevo che tu fossi anche già l'assessore al turismo. Il bello della diretta. Bartolo, stavamo parlando appunto di come forse la chiave dell'innovazione, perché senza dubbio i tuoi anni sono stati anni di grande innovazione, la chiave è mettere in relazione la periferia con il centro. Hai l'impressione come me che forse siamo troppo sprofondati in una prospettiva periferica? Sì, giusto per stare in tema. All'epoca, comunque qualche anno fa, andava molto di moda un termine che era global, esatto, per quanto riguarda le azioni da intraprendere, cioè pensare, vivere locale e pensare globale. Questo era il senso del termine glocal. Penso che al di là di un fatto geografico, di essere quindi periferia, gioca molto il ruolo del posizionamento culturale dell'anelito, se mi consentite di dire, l'anelito, l'aspirazione ad essere centro e non periferia. E per citare anche le cose, riprendere le cose che diceva Silvia, ovviamente il territorio fa la differenza oggi. Il territorio, in esso compresi ciò che è il territorio immediatamente a ridosso del centro storico, mi riferisco a Chiafura, che fra l'altro ha questa appendice importantissima nel 1956, Pasolini viene a Chiafura. Vi voglio sottolineare una cosa, che è, se voi vi leggete la scheda di, o se avete letto la scheda di Matera, come capitale della cultura, anche a Matera è stato Pasolini. Se si fosse investito su questo patrimonio culturale immateriale anche, perché Pasolini equiparò Chiafura a dei gironi danteschi, se ci ricordiamo bene. Ma su questo, per esempio, non si investe tanto, di aver avuto dei personaggi così importanti che hanno visitato quei luoghi ed è dal qual fatto ne nacquero anche delle conseguenze amministrative importantissime, perché il villaggio Iungi nacque dopo quella visita, perché non era umano che persone o famiglie potessero stare alloggiare in un insediamento troglodita che è quello delle grotte di Chiafura, quindi riadattate alle funzioni di ospitare la famiglia. Il fatto della periferia e del centro è un fatto di sensibilità e di avvertenza, prima di tutto culturale.
come ti poni culturalmente rispetto al centro. E non, in una cosa importantissima è stato quello, ed è quello di creare una sorta di effetto sorpresa, cioè per i turisti che arrivano nel luogo di Scicli non far trovare la stessa animazione culturale che c'è a Taormina con i carretti siciliani, ma sorprenderli con ciò che trovano oltre alla ovvia identità culturale che c'è nel luogo. Cioè Scicli deve essere proposta come palcoscenico che può ospitare senz'altro personaggi che abbiano una caratura internazionale, ma di sicuro europea. Ora, per ricollegarmi anche al vostro editoriale Sapiente, con cui avete iniziato la trasmissione, è chiaro che la risorsa turistica, il turismo, è una risorsa. È altrettanto chiaro che da solo il turismo non può fare l'intero del PIL del territorio. È altrettanto chiaro che sono nate nel tempo, oltre a quella meritoria di Silvia, altre iniziative economiche di ristorazione, che oggi, ahimè, per averle, fra l'altro alcune, per conoscerne alcune dall'interno, visto il lavoro che io faccio, oggi patono molto. E domani conteremo, il domani per me è, dopo l'emergenza Covid, è il 30 settembre, quali sono le attività che resteranno sul campo. Ma da questo punto di vista il pensare centro, ancorché noi siamo in una logica di distretto del Val di Noto, è chiaro che se io oggi fossi l'amministratore del comune, di uno dei comuni dei siti UNESCO, conterei di avere un maggior numero di posti letto nel territorio. Scicli, fra strutture ricettive organizzate e fra strutture collaterali, chiamiamoli, il fenomeno delle case vacanze, dei B&B, ha un certo numero di posti letto, forse il maggior numero di posti letto nel Val di Noto. Però il pensare oltre, per esempio, Silvia, scusami se ti cito direttamente, cos'è che farebbe oggi la differenza fra i diversi comuni del Val di Noto? È avere un certo numero di posti letto nel centro della città. Da qui, mi pare, da notizie che ho seguito un po' sulla cronaca, ci finanziano il rifacimento della Lipparini, una mia vecchia idea che fra l'altro ebbe il plauso di Felice Limosani e anche di un architetto di fama che insieme a me, oltre che a Peter Stein, rifletteva su cosa fare nella Lipparini. La Lipparini era il luogo, è il luogo, a mio avviso, per poter conciliare iniziativa privata e bisogno del territorio. Ma il bisogno del territorio non è assolutamente una scuola al centro della città. Le tendenze che ci sono a livello nazionale, europeo, è quello di deflettere il traffico dal centro urbano. Deflettere il traffico, ma attrarre. Pensate voi, se lì c'hai 200 posti letto, puoi di sicuro intercettare il turismo scolastico. Cioè puoi intercettare quel turismo che consente ai professori e a tutta la comitiva, la scolaresca, di non spostarsi la sera per raggiungere il centro della città, perché stanno di già alloggiando nel centro della città. Quindi fai due cose: riqualifichi rispetto ad una cosa che è notoria a tutti, che è essere una grave ferita del territorio, una bruttura indicibile, e dall'altra parte cerchi di creare una
struttura che possa essere d'aiuto al turismo. Io non so se ho tempo per fare un intervento. Prego, però sì, siamo molto liberi. Vorrei ricollegarmi a quanto diceva in modo molto interessante Bartolo, per dire un altro aspetto a integrazione. Cioè questa località, mi viene in mente anche come ha fatto un po' il mio territorio nella regione Emilia-Romagna, per utilizzare la copertura dei posti letto, comunque di avere una presenza 365 giorni, per non dire 360 gradi, sarebbe anche interessante prendere in esame il tema del turismo congressuale. Perfetto. È un turismo qualificato, è un turismo che noi potremmo, visto che c'è l'assessore, mi permetto anche di guardarla, anche se gli ospiti dalla televisione non possono, però è un turismo che secondo me noi potremmo attrarre anche in quella stagione che non è alta, perché già viene frequentata dal turismo tradizionale, in una zona dell'Italia dove la stagionalità consentirebbe anche, perché no, di venire gradevolmente nei mesi di ottobre, di novembre, quindi con piacere e continuare a riempire le nostre strutture recettizie. Certo, per fare un turismo congressuale devi essere anche dotato del luogo per svolgere il core business, cioè un contenitore per fare poi il congresso, per fare le varie riunioni. Sarebbe anche un pubblico qualificato, sarebbe un pubblico che genererebbe poi turismo per l'altra stagione, sarebbe un pubblico che farebbe da tam-tam. Io credo molto sul tema dell'affluenza congressuale, perché eviterebbe di ricondurci come territorio, anche se vocazione turistica, ma ad un turismo stagionale. Proviamo ad allargare. Esatto, e questo è il momento di tirare fuori le idee. E poi, come diceva velocemente Bartolo, un passaggio, è interessante che questo territorio sia dotato di alcuni ingredienti, partiamo per citare nuovamente le grotte di Chiafura, di un effetto sorpresa che esce dagli schemi della sicilianità. Perché io da bolognese o comunque da continentale, sapere che quando vado a visitare Scicli, vado a visitare come succede a Matera, ma lasciatemi dire che forse a Scicli è ancora meglio, vedere quei luoghi dove fino agli anni 50, fino a 70 anni fa, la gente viveva nelle grotte con i suoi animali, ma ancora adesso mi stupisce e ne sarei fortemente attratta, alla stessa stregua di come mi può attrarre un barocco siciliano che sicuramente nella via Mormino Penna, nella sua San Matteo, nel suo palazzo beneventano mi esalta. Ma qui ci sono veramente degli ingredienti che ci rendono diversi e quindi che rendono Scicli inevitabilmente una tappa dalla quale tu non puoi non passare. Ma tra l'altro con un modello che è stato plasmato in quegli anni, che è quello di una ricettività diffusa, una ricettività che riqualifica e mette a regime volumi, case e che permette di vivere l'esperienza del centro storico. Io vorrei ricollegarmi a, insomma, è emerso anche questo aspetto. In quegli anni, gli anni del riconoscimento UNESCO, eccetera, eccetera, sono stati anni straordinari, tanto per Scicli quanto per i comuni limitrofi. Penso a Modica, che si lanciò come città del cioccolato. In quegli anni vi era comunque una evidente visione di sistema, c'era una consapevolezza di far rete per essere più forti tutti. Oggi ho l'impressione che questo sia venuto meno, sembra esserci un localismo che non capisco. Vi faccio l'esempio, la doppia candidatura a capitale della cultura italiana da parte di Scicli e Modica. Una cosa che non ho capito. Esatto. A tal proposito do spazio a una breve intervista che abbiamo fatto a Piero Torchi, ex sindaco di Modica, in cui dibattiamo proprio di questo aspetto. Piero Torchi, lei è stato sindaco di Modica dal 2002 al 2008. Anni straordinari per il lancio della Modica turistica con il riconoscimento UNESCO e la promozione del cioccolato. Come si valorizza un territorio partendo dal patrimonio culturale ed immateriale? Lei come ha fatto? Guardi, probabilmente quello che purtroppo sta mancando in questi anni, che invece in quegli anni era fortemente presente, non solo
nella classe politica, ma anche e soprattutto nella classe imprenditoriale, nelle categorie produttive e anche all'interno del tessuto sociale, era la presenza di quella che io chiamo un'idea forza, cioè un'idea, un progetto che metta assieme le varie componenti della comunità e faccia concorrere tutti per il raggiungimento di un risultato. In quell'epoca, non solo Modica, ma anche Scicli, diciamo un po' tutti i paesi che già nel 2002 erano stati oggetto del riconoscimento UNESCO, avevano immaginato un progetto di sviluppo che si basasse proprio sul turismo e sulla valorizzazione dei beni culturali, delle tradizioni, perché no, anche dell'enogastronomia, che diventò una parte fondamentale, come bene lei ricordava, di quel progetto turistico. Ma la grande straordinarietà, a mio giudizio, di quegli anni, di quel periodo, fu proprio il coinvolgimento, a prescindere dalle diversità politiche, a prescindere dai diversi modi di vedere anche la guida della cosa pubblica, dicevo, il coinvolgimento di intere città, di un intero territorio, questo straordinario territorio così vasto, rappresentato dai comuni del riconoscimento UNESCO, ma alla fine così coeso e così forte, al punto tale non solo da immaginare un progetto di sviluppo unitario, non solo di correre assieme verso un unico traguardo, ma di dare vita, ricordiamolo, anche per la prima volta a uno strumento aggregativo, quale il Distretto Culturale del Sud-Est, di cui ho avuto l'onore di essere non solo tra i fondatori, ma anche il primo presidente. Ok, se lei fosse sindaco oggi, quali strumenti metterebbe in campo per promuovere Modica nella fase 3 e a quale target di turisti si rivolgerebbe? Guardi, io ho sempre immaginato che il target turistico per Modica, e i risultati di quegli anni ci diedero ragione, è un target turistico medio-alto. Modica, non è città che può e deve ambire a un turismo mordi e fuggi, cioè il turismo di coloro i quali vengono mezzagiornata, ti lasciano magari rifiuti da smaltire e magari consumeranno poco o nulla, lasciando niente di ricchezza alla città. Il nostro è un turismo che non richiede turisti, ma richiede viaggiatori, cioè gente che vuole cogliere l'anima del luogo in cui ci si trova. Per cui immagino non solo la rielaborazione, l'adeguamento di quel progetto che per mio giudizio resta sempre valido, ma basterebbe avere già ciò, utilizzare già ciò che Modica ha, ad esempio il progetto Modica 2020, che fu allora finanziato dalla regione. Modica fu tra le 10 città in tutta la Sicilia ad aver finanziato quel progetto di Modica 2020, che era una visione sulla Modica del futuro, non solo da un punto di vista strutturale ed urbanistico, ma anche e soprattutto da un punto di vista dello sviluppo turistico in particolare. Bisognerebbe prendere quell'enorme lavoro che fu fatto con la partecipazione di tutte le categorie sociali, l'associazionismo, gli imprenditori, adeguarlo allo stato attuale e chiaramente leggerlo alla luce di una visione completamente diversa, che è quella filtrata da, come ricordava lei, da una fase di ripresa dopo l'emergenza del Covid. E però in economia la regola è che la crisi può essere anche una grande opportunità. Modica e questo territorio in generale, perché a me piace parlare di territorio guardando assieme al territorio della provincia, che ricordiamolo, per numero di abitanti è poco più di un quartiere di una metropoli, quindi faremmo bene a ragionare in un'ottica comune. Dicevo, questo territorio dovrebbe trovare le condizioni per poter svolgere una promozione che, mi creda, non deve essere per forza onerosa. Chi pensa che per promuovere un territorio ci vogliano tanti soldi è perché non sa fare promozione. Noi in quegli anni facemmo cose straordinarie senza spendere soldi. Ci collegammo in diretta con trasmissioni di prime time su tutte le emittenti nazionali, non pagando mai nulla. Riuscimmo a cavalcare, ad esempio, la straordinaria occasione offertaci da Euro Chocolate, che divenne l'evento simbolo di questo territorio, che nel frattempo si è snaturata, è diventata poco più di una sagra di paese, sol perché l'idea
troppo spesso degli amministratori che si succedono, che se c'è qualcosa di buono che era stato fatto in passato, quella cosa di buono deve essere gettata nel cestino perché bisogna fare per forza qualcosa di diverso. Al contrario, io penso che l'esperienza, la qualità sia una risorsa, vada coltivata e privilegiata e si dovrebbe far tesoro da tante iniziative e da tanti processi decisionali che invece si sono rivelati assolutamente importanti per questo territorio, a partire da una vera sinergia con l'aeroporto di Comiso, che altrimenti o funziona o così com'è non serve a nessuno, ma che per funzionare ha bisogno non solo di investimenti, ma anche di relazioni vere ed importanti con i grandi vettori aerei, ma soprattutto con i grandi tour operator europei. Il nostro bacino oggi non può essere solo l'Italia, il nostro bacino deve essere l'Europa ed il mondo intero, perché ciò che possiamo offrire noi in secoli di stratificazione culturale, in secoli di ricerca enogastronomica, con le nostre spiagge, il nostro mare, il nostro sole, probabilmente pochi possono offrirlo al mondo. Proprio in queste ore divampa una polemica sul testo di una campagna EasyJet che per promuovere la Calabria la definisce terra di mafia e di terremoti, priva delle attrattività turistiche di Roma e Milano. Secondo lei è uno strafalcione oppure il nostro territorio, il sud, è vittima di pregiudizi e stereotipi negativi che rischiano di danneggiarci, soprattutto in una fase di estrema debolezza economica come quella che stiamo attraversando? Guardi, dal punto di vista di EasyJet, nonostante sia di cattivissimo gusto, non è per niente uno strafalcione. Volevano fare una campagna promozionale di cui parlasse tutta Italia e ci sono riusciti gratis ed in pochi minuti perché i social sono invasi dalla campagna promozionale di EasyJet. Quindi lì ci sono delle strategie di comunicazione che chi li derubrica solo ad errore è un ingenuo o comunque qualcuno che di comunicazione non capisce nulla. Ma veda, quello è un segnale importante perché è il segnale di come la promozione del nostro territorio, di tutto il sud, in particolare della Sicilia, viene lasciata all'improvvisazione, che può essere anche un'improvvisazione di cattivo gusto, e non certo invece alla programmazione vera, reale, che andrebbe fatta non solo da parte della regione, ma anche e soprattutto da parte del governo nazionale. Ma d'altra parte, quando abbiamo una compagnia di bandiera che impedisce ai turisti di venire in Sicilia, una compagnia di bandiera che in queste ore sta truffando i passeggeri perché gli fa prenotare voli che sa già non verranno mai realizzati, spostandoli di giorno in giorno solo per incassare intanto le risorse degli ingenui viaggiatori, me compreso, e poi restituire dei voucher che non si sa quando potranno essere realizzati, facendo intanto cassa. E nel frattempo percepisce 3 miliardi, che sono solo gli ultimi rispetto ai quasi 20 percepiti nel corso degli anni, per non morire. Allora, se questa programmazione non riesce a far sì che il vettore nazionale salvato con i nostri soldi, con i nostri sacrifici, sia il vettore che aiuti le isole, che aiuti chi è in condizioni di maggiore difficoltà, ma di che cosa stiamo parlando? Siamo di fronte all'assoluta incompetenza, al fatto che nei posti apicali dove servirebbero grandi competenze, grandi esperienze e grandi qualità, vengono invece individuati soggetti improvvisati, spesso vedendo anche il mondo della promozione turistica, del marketing turistico, come un'occasione per fare sottogoverno, e non capendo che invece questo oro, l'oro nero che qualcuno cerca ancora nel sottosuolo, noi invece ce l'abbiamo ed è giallo ed è soprasuolo. E anche in queste ore, le dirò con assoluta chiarezza, a me non convince assolutamente questa idea delle ZES, delle zone economiche speciali, tra cui nella nostra provincia, che incentivano un'industrializzazione di cui noi non abbiamo bisogno. Noi non abbiamo bisogno di industrie, noi abbiamo bisogno di portare qui i turisti, di costruire alberghi, di realizzare infrastrutture, di far funzionare il porto di Pozzallo e l'aeroporto di Comiso, di completare la Siracusa Gela e di fare in modo che le strade interne siano state finalmente percorribili. Per il resto, il nostro oro ce lo abbiamo qui e ce lo ha regalato il buon Dio. Non dobbiamo né scavare né trivellare né tantomeno creare le condizioni, ad esempio, che si sono create a Scicli sulla vicenda della famosa discarica che è stata oggetto di tanta polemica, che ricordiamolo, ha alla base sempre la ricerca petrolifera in alto mare.
Un'ultima domanda, prima accennavo al tema in una risposta precedente, Scicli e Modica, gemelle diverse tra UNESCO e Campanile, candidate entrambe a capitale della cultura, ma davvero secondo lei non riusciamo a superare questo campanilismo e magari puntando su processi sinergici, cooperativi, per essere più forti insieme? Secondo lei quali sono le ragioni di questo isolazionismo identitario di prossimità, potremmo definirlo così? Sì, diciamo che lei ha utilizzato una locuzione elegantissima che io semplifico per dirle che si tratta di, e utilizzo un francesismo così mi capiranno tutti coloro che sono all'ascolto, è una sonora minchiata, perché i termini si devono utilizzare per quello che valgono. Immaginare che due città possano concorrere per lo stesso titolo a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro è una follia. Ma le dico di più, a chi giustifica ciò dicendo ah, ma si può concorrere solo come singola città, non come territorio aggregato, dico io, viva Dio, si poteva benissimo far concorrere una delle due città con l'adesione informale, seppure non con una candidatura univoca, anche delle città che stavano vicino. Il problema è quello di cui parlavamo nella domanda iniziale. Il problema è che non c'è un progetto, il problema è che non interessa raggiungere il risultato, si vive di annunci, per cui si celebra la candidatura alla città italiana della cultura, poi se non si arriva, come è successo negli altri anni, o non si vince o si fanno figure barbine, interessa nulla a nessuno. L'importante è l'effetto annuncio, del resto quello che ci sta insegnando la politica nazionale in questi anni è proprio questo, l'importante è che la si spari grossa, poi del risultato concreto non interessa a nessuno. La verità vera è che bisognerebbe ritrovare quello spirito che mise assieme quei comuni che costituirono e crearono il distretto culturale del sud-est. Le dico solo una cosa, guardi, va richiamato perché adesso non è più tra noi, ma va richiamato assessore ai beni culturali Leanza, scomparso recentemente, si fece una cosa che in Sicilia non si è più fatta. Noi creammo, costruimmo e la regione finanziò un cartellone unico di eventi straordinari che ebbero come scenario non un singolo comune, ma un unico cartellone che ebbe come scenario tutti i comuni dell'UNESCO. Ciascuno ebbe la possibilità di ospitare eventi straordinari e abbiamo avuto allora un numero di turisti che ci collocò ai vertici dei fenomeni turistici nazionali. Quella è la strada, quella è la strada che si deve percorrere. A me piace ricordarlo, se nel 2005 Modica fu la seconda città più visitata in tutta la Sicilia, non fu perché c'era un sindaco bravo, c'erano amministratori bravi, questo serve a poco, mi creda, perché le città sopravvivono fortunatamente a chi le amministra. Accadde perché c'era un progetto, un'intera comunità credeva in quel progetto e soprattutto la politica regionale e nazionale assecondava quello che aveva visto come un progetto vincente, un progetto che si era opposto al petrolio e alle trivellazioni, un progetto che si era opposto a tante speculazioni, un progetto che vedeva, come le dicevo poco fa, nel soprasuolo il proprio oro giallo e non nel sottosuolo il proprio oro nero, che casomai ci fosse andrebbe lasciato lì, perché e certamente il turismo ancora oggi non solo il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro. Il problema è che il futuro non si può solo immaginare, bisogna lavorare affinché tra qualche anno diventi poi realtà, e mi pare che oggi purtroppo le attività prodromiche a far sì che ciò accada non si stanno vedendo né sul territorio né purtroppo nel lavoro di tante amministrazioni. Grazie a Piero Torchi per questi stimoli importantissimi, che comunque ha ripreso alcune cose che già avevamo evidenziato. Quindi ora in piena fase 3, in questa fase che ha un po' sconquassato tutto. Abbiamo parlato nell'altra puntata con le imprese, oggi chiedo a voi dai vostri ruoli diversi, dai vostri diversi punti di vista, come si rilancia? Qualcosa l'abbiamo detto, Scicli,
verso il mondo, come esce da quello che ho definito isolazionismo identitario, perché la mia impressione è che questo lockdown ci ha fatto ricadere in una sorta di, no, di localismo, di... è come se avessimo perso la percezione dell'importanza della nostra città, della proiezione esterna. Guarda, Bartolo, secondo me questa invece può essere l'occasione per scalare una marcia, ovviamente, perché il Covid ce l'ha imposto, ma per ingranarne due. Certo, mi rendo conto che effettivamente per essere in queste condizioni bisogna essere strutturati, però bisogna crederci, e lo diceva anche prima il sindaco, bisogna crederci. Bisogna capire effettivamente quale può essere la progettualità che ti consente di fare lo scatto, perché alla fine sono poi queste le situazioni che ti mettono a dura prova. Io stessa, nei prossimi giorni, la mia doppia marcia la ingranerò con una novità che magari ti comunicherò, ma è proprio per dare anche un segnale a fronte dell'esigenza di dare un segnale e di farlo con creatività, di dare però un segnale anche alla mia clientela che io ci sono e che ci sono forse ancora più di prima. Secondo me questo comune, alla luce del fatto che gli ingredienti ci sono, come dicevo prima, il turismo congressuale, per me c'è un altro elemento che secondo me andrebbe sfrucugliato, andrebbe provocato, andrebbe intrigato in questo territorio, perché vedo che risponde bene. Una sorta di turismo sportivo, perché bene o male questa è una terra che accoglie non certamente i giovani, non è la Romagna, non è il luogo delle discoteche, questo è un luogo dove effettivamente un certo target, che può essere dai 40 anni su, trova un habitat ideale, non solo per trascorrere delle vacanze, per comprare una seconda casa, per trascorrere una seconda vita, ma anche per fare dello sport. Io vedo per esempio che questa meravigliosa realtà, che un tempo era quella del Donna Fugata, è stata una realtà fondamentale, che ha dato anche una ricaduta dal punto di vista commerciale importantissima, perché attraeva dei turisti, attraeva della gente che comunque a sua volta chiamava degli altri, ritornava perché il golfista tendenzialmente è abbastanza anche abitudinario, in un luogo meraviglioso, dopo, nel senso che finito di giocare aveva tutto un bacino storico, culturale, gastronomico, che veramente completava l'idea di quella vacanza. Io mi auguro che Scicli sia capace di poter vedere la ripartenza di quello sport. E poi un'altra cosa, io abito a Donna Lucata, tutti i giorni vengo nel centro di Scicli, beh, devo dire che i ciclisti che vedo in questo territorio non li vedo neanche nella mia piatta Emilia-Romagna, nella mia pianura padana. Quindi questo mi ha fatto pensare, cioè anche il ciclista è un personaggio che in questo territorio, con le sue colline, con i suoi piacevoli luoghi di sosta, potrebbe diventare un punto di riferimento per creare dei circuiti attraverso degli happening. Insomma, queste sono delle idee che sento dire per chi passa dal negozio, che vedo quando lo giro, la frequento, che secondo me può rappresentare un'altra tipologia di soggetto che potrebbe in questo territorio trovare un'attrattività interessante e per noi intrigante, cioè lavoro. Esatto. Bartolo, negli anni, nei primi anni 2000 c'era questo grande dibattito se insomma, la promozione andava fatta da parte del pubblico, se andava fatta da parte del privato, se il pubblico doveva interloquire col privato. Oggi, secondo te, qua, cioè, è necessario che, visto che la politica è indebolita, la capacità di programmazione della politica sembra essere venuta meno. Non si fa sistema. Ci si muove come bande contrapposte tra comuni. Ci sono i privati anche importanti. Secondo te la strada per ritornare a essere forti, importanti di richiamo, va costruita pianificando insieme ai privati, sì o no? Sì, ma giustamente tu dicevi i privati ci sono, il primo privato, fra virgolette, è la Palomar,
che ha fatto di questo territorio una straordinaria risorsa imprenditoriale, perché c'è tutta dietro la produzione di Montalbano. E queste sono, al di là del tornaconto imprenditoriale sacrosanto per una società che investe in produzioni cinematografiche, sono stato uno straordinario ritorno per il territorio. Ritorno è per quel volantino che pensate, cos'è, 20 anni, che vanno sulle televisioni di 50 paesi e quindi tradotti in tutte le lingue del mondo, la cartolina del Discigli, che poi fra l'altro vi voglio evidenziare un aspetto di questa fiction di Montalbano. Se avete notato bene, le scene all'esterno, non quelle macabre che sono sempre il delitto che sta in ogni film, ma le scene di incontro del commissario, dei suoi collaboratori o di altri personaggi avvengono in spazi volutamente vuoti, dove il color miele, per citare Gesualdo Bufalino, della pietra della nostra Scicli, dei palazzi, eccetera, viene in particolare ore del giorno con fenomeni di rifrazione, viene fuori in tutto il suo splendore. E da questo punto di vista la produzione, la filmografia che c'è stata su Montalbano, che c'è su Montalbano, ha dato un contributo importante. Al punto, era una riflessione che facevo l'altra sera, Silvia, perché lo spettatore è principalmente attratto dalla bellezza del luogo, senza fare alcuna collegamento col fatto macabro, cioè dalla visione del film di Montalbano, che dentro ci sta sempre un omicidio, un furto, situazioni effettivamente pesanti, passano in secondo piano rispetto alla bellezza del territorio che con sapienza, per necessità ovvio di scena, ma che comunque che hanno avuto un riflesso importante. Quello che mi chiedevi di questa contrapposizione fra comune, eccetera, io posso sicuramente affermare, per averla vissuta in prima persona, c'era una governance a livello del distretto del sud-est, come diceva prima anche Piero Torche. Queste figure importanti in politica, cito nuovamente Fabio Granata, riusciva a proporre e a pensare, mi ricordo alle riunioni per i diversi chioschetti di informazione che dovevano essere tutti uguali, eccetera, cioè a pensare il territorio complessivamente, quindi c'era governance. Questa relazione, nel momento in cui l'amministratore, rispetto ad una visione che ha del luogo, dove non ci dobbiamo dimenticare che il turismo, di cui ci riempiamo forse fin troppo la bocca, è una piccolissima risorsa del PIL del territorio, certo, dove principalmente c'è l'agricoltura. Cosa ci sarà nella fase 3? Alcune aziende che hanno investito in chiave turistica, nel turismo, ovviamente saranno costretti dalle evidenze economiche a lasciare il campo, ma quella che sia nella fase 1, 2 e 3, nella fase anche, non ha assolutamente rallentato, è stata la filiera agricola. Anzi, di cui il nostro territorio, eccetera. Ovviamente la sapienza oggi degli amministratori, e devo dire che il riscontro di sicuro dell'attuale assessore all'ambiente, che con tanto impegno, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie del comune, si sta spendendo in questa direzione.
Quindi la filiera agricola è una risorsa del territorio che genera poi quella ricchezza che permette anche per gli indigeni, consentitemi questo termine, di essere consumatori virtuosi nel territorio. Siamo noi gli indigeni? No, gli indigeni sono i residenti del luogo che prendono ricchezza dall'agricoltura e investono, perché nel tempo è stato in questa maniera. Io quello che di sicuro non sono la persona che può consigliare gli attuali amministratori, ma posso dire sicuramente la mia. Ho l'impressione che questa governance del territorio, rispetto a variabili necessarie e rispetto ad urgenze sia dell'imprenditore turistico ma della classe imprenditoriale a 360 gradi, cioè per tutti i settori, oggi ho l'impressione che non c'è questa coralità dell'agire rispetto ad una visione condivisa, per cui la condivisione ovviamente si fa con le persone che abitano in un luogo, e su questo aspetto delle persone che abitano nel luogo mi permetto di suggerire, se avrà la bontà di ascoltarci o se in futuro magari sentirà in replica la trasmissione, di considerare anche come persone che vivono nel luogo i cittadini extracomunitari, i quali su questo luogo di elezione per loro hanno cercato di mettere su famiglia e meritano, a mio avviso, meritano quell'attività informativa, ve la dico banalmente, vista la sensibilità che l'amministrazione ha sul mantenere pulito il territorio, il volantino sul quale vengono indicati i giorni di conferimento, va fatto quantomeno, oltre che in italiano, va fatto in albanese, in arabo, tenuto conto della comunità dei tunisini, tenuto conto della comunità dell'albanese. L'investimento culturale minimale, capirete bene, cioè di diffusione dell'informazione anche nella lingua della persona che risiede, produce e consuma in questo territorio, perché sono braccia per l'agricoltura che spendono nel nostro territorio. Ma visto che la nostra economia è strutturalmente agricola e solo marginalmente turistica, ma è così improbabile immaginare delle soluzioni in cui questi due ambiti si incontrano? Quindi l'esperienza... Si incontrano a mare, mi permette di dire, si incontrano a mare e poi strada facendo incontrano il barocco, e quindi c'è il mare barocco. Ecco, sì, infatti siccome siamo in chiusura si incontrano a mare, sempre dicevo perché si incontrano a mare, perché principalmente voi sapete che la fascia su cui insistono le serre, su cui vengono coltivate le primizie, eccetera, sta sulla costa. L'incontro a mare significa fare in modo che il fattore, la risorsa agricola sia per quanto possibile meno invadente rispetto all'altra risorsa preziosa per il turismo che è il mare. Quindi cioè, se voi considerate che da Playa Grande, che è l'inizio del territorio di Scicli, fino a San Pieri, per tutta la fascia, sotto la strada che collega questi borghi, quante saranno mai le serre che ci sono sotto la strada, cioè più prospicienti al mare? Molte sono abbandonate, sono semplicemente una invasione brutta del territorio, una linea di contribuzione per spiantare le serre, le strutture improduttive e per evitare che vengano date autorizzazioni all'impianto di serre. Cioè la Silvia, affacciandosi dalla finestra della sua villetta, poco importa se la coltivazione di peperoni o di melanzane a pieno campo,
L'importante è che è di colore verde, ma quello che è ostativo e invasivo, che cozza inesorabilmente con la bellezza di certe viste, è la struttura serra. Quindi una cosa importante ed è di fortissimo impatto ambientale, ma non solo per il fatto visivo, ma anche per il residuo che sulle dune, vi sarà capitato diverse volte che trovate pezzi di plastica, nonostante le azioni meritorie, cito Alessia Gambussa, che affettuosamente saluto per l'impegno che sta mettendo in questa direzione Lega Ambiente che rappresenta, nonostante il maturare di questa consapevolezza diffusa, a mio avviso andrebbe colta a livello amministrativo per farne una operazione di governance di ciò che nel territorio, a livello di sensibilità, già nasce, già c'è. Ok, grazie Bartolo. Prego. Silvia, andiamo a chiudere. Ti chiedo, voi nuovi scicletani, foresti, ci sono tante extracomunitari. Quando parlava di extracomunitari non capivo se c'era anch'io. Voi no, continentali. Zaia ci considera extracomunitari, se ci permette, considera come una sua, uno stato del Veneto. Extracontinentale. Ok, extracontinentale. Oggi riuscite a interloquire con la nostra, cioè ci sono dei luoghi, ci sono dei momenti, ci sono delle occasioni in cui voi potete interloquire con la nostra amministrazione, con la nostra città, e se non ci sono, secondo te, insomma, andrebbero messi su per condividere il patrimonio enorme anche di relazioni che voi rappresentate? Ti ringrazio di questa domanda, perché effettivamente io credo che se ci fosse la volontà per creare un'occasione di incontro, per relazionarsi anche nei confronti di questi cittadini che decidono di vivere il territorio non semplicemente come una seconda casa, perché tutto sommato io vedo che tanti amici come me, extracomunitari, che hanno costruito le loro case, sempre più decidono di viverle e di trascorrervi tempo sine die, probabilmente. Quindi fra queste persone ci sono anche tanti personaggi che per le loro esperienze di vita sarebbero veramente in grado di poter interfacciarsi con voi, per portare, condividere con voi le loro esperienze. Io sinceramente questa opportunità me la sono creata, ma perché per carattere e forse anche per la mia formazione, anche politica, e quindi insomma per tante ragioni vado a cercare un dialogo. Però mi sono anche permessa di farlo presente, lo citavo anche con Caterina, vice sindaco di Scicli, dell'importanza di ricreare questo momento, perché sarebbe veramente un momento di osmosi, di idee importanti e di esperienze. Io proprio in chiusura di, almeno siccome sta volgendo al termine il tempo che mi è permesso oggi, io vorrei proprio fare questa raccomandazione, cioè di creare un'occasione di scambio di idee. E poi un ultimo appello, sarà forse perché è Boltalbano che mi ha portato qui, ma mi ha portato perché io ho la convinzione che sia stato il più grande assessore al turismo di questo territorio, senza nulla togliere ai presenti. Però io personalmente, se fossi un amministratore, visto il valore di ciò che rappresenta e ancora adesso in quelle stanze, c'è ancora chi produce reddito vivendo sull'immagine di Montalbano, penso al set cinematografico, ma questa è una parte marginale. Io cercherei, scriverei alla redazione, se non solo per ringraziare, ma per auspicare che nonostante la morte del grande Camilleri, purtroppo anche del suo regista, io auspicherei che questa meravigliosa realtà su Scicli continui a vivere e che non pensi con il mitico Riccardino di concludere una meravigliosa stagione, ma che invece possa trovare ancora le modalità per continuare ad esprimersi, perché
È un successo che è durato 20 anni, ma è un successo che è via via cresciuto. E quindi perché perdere questa opportunità? Perché io corteggerei questo meraviglioso Montalbano, proprio a partire da queste ore. Grazie Silvia. Bartolo, in conclusione, vuoi aggiungere qualcosa? In conclusione volevo aggiungere che comunque in maniera spontanea, così come è successo a Silvia, che ha conosciuto la città attratta da Montalbano e quindi trovandolo e poi scoprendolo personalmente come un territorio eccezionale, questo no, nel aspetta, tempo fermati. È successo. Non è solo un territorio eccezionale, gli sciclitani, le persone, perché noi diciamo il territorio, il barocco, a me è una cosa che ha scioccato. Sono proprio le persone, il carattere delle persone di questo territorio. E te lo dice una bolognese, una meridionale del nord. Per me ogni tanto la gente qua è finta per il suo garbo, per la sua accoglienza, per la sua generosità d'animo. Quindi non è solo una questione di territorio, anche di persone. Veramente. E questo è quello che fra l'altro si trova nello spot di promozione della città. Della gente accogliente che stranamente è molto simile a quello della città di Matera. Io volevo dire che oltre a queste persone straordinarie, imprenditori, imprenditrici come Silvia, Scicli ha avuto la fortuna e ha la fortuna di avere dei fruitori del luogo che poi hanno comprato la casetta, eccetera, quali Giorgio Agamben o Agamben, non so la promozione, ve lo voglio citare in conclusione perché ci porta una citazione importante che facevamo a Succhiapura, fu Silvia a citare per prima Pasolini. Giorgio Agamben fece la sua prima comparsa, o più che comparsa, da attore in un film di Pasolini. Pasolini ha oggi casa sul colle di San Matteo, che è stato luogo visitato da Pasolini ed è stato uno degli attori dei primi film di Pasolini. Giorgio Agamben, per dirla, oggi viene, forse qualche anno fa, il New York Times gli dedicò la copertina ritenendolo una delle 10 teste pensanti al mondo, ed è un filosofo di straordinaria importanza di cui la città oggi ne deve andare fiera di averlo come concittadino nei giorni in cui arriva. Insieme a molti altri. Va bene, grazie ai nostri ospiti, veramente di vero cuore, è stata una bella discussione. Grazie Silvia. Grazie a voi. Grazie a Bartolo per esserci stati. Ora noi diamo spazio a un piccolo spazio appunto pubblicitario e ritorniamo con l'assessore al turismo Emilia Rabito e con l'archeologo Pietro Di Rosa. A dopo, tra pochi secondi.
continua a dormire, Tom. Buongiorno, Lara. Ben arrivata, Domenica. Quando qualcosa ti emoziona, dentro di te senti sbocciare la vita. E come la pioggia, come la musica, senti scoppiare la voglia di esprimerti. È così che nasce l'amore, l'arte. Ed è così che a raccontare in Italia preferiamo sia che questa sensazione l'ha provata. Italia, bellezza da condividere. Visit Italy. È la distanza a fare la differenza. Facciamolo per noi, facciamolo per tutti. Come fare a combattere l'epidemia? Conoscendola meglio. È iniziata l'indagine sierologica che darà risposte più precise sul nuovo coronavirus. Se fai parte del campione selezionato dall'ISTAT, sarai contattato dalla Croce Rossa Italiana. Basta un semplice prelievo di sangue per verificare se hai sviluppato gli anticorpi e fornire a medici e ricercatori nuove informazioni sull'epidemia per sconfiggerla prima. Italia, insieme, possiamo. Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri. Per tornare tutti insieme a sorridere. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. Eccoci rientrati, salutiamo i nostri nuovi ospiti e quindi grazie e benvenuto all'assessore al turismo Emilia Rabito e grazie a Pietro Di Rosa, archeologo, accompagnatore turistico, componente dell'associazione Tanit, impegnato nella gestione dei beni culturali a Scicli dal 2006 circa. Sì, in effetti la prima, diciamo, la prima esperienza è stata fatta quando venne realizzato un progetto del Servizio Civile Nazionale, il cui l'assessore alla cultura del tempo era il presentatore. E da lì è nata, diciamo, l'idea di gestire determinati siti culturali della via Barocca. Insomma, sei uno che ha visto tante amministrazioni, ha visto nascere la Scicli turistica, sì, e sì, ne ha seguito l'evoluzione. Sì, infatti, avremo modo di approfondire. Io darei la parola all'assessore Rabito, insomma spunti ne sono venuti diversi dalla discussione che ha anticipato, anzi grazie per averci ascoltato, è stata una lunga discussione. Io le chiederei innanzitutto di farci un po' il punto di come state gestendo questa difficile fase per quanto riguarda la promozione e il ruolo del pubblico in questa fase delicatissima di debolezza e di rilancio nello stesso tempo. Prego, assessore. Ringrazio Bartolo per l'invito e Scicli Video Notizie per questo momento di dibattito. E dunque, come stiamo gestendo, diciamo, questa situazione? E sin dall'inizio io ho cercato di, si parlava prima, no, che insomma, il mondo è cambiato in 3 mesi che c'è stata
la pandemia. E quindi ho cercato di raccogliere dal territorio il coinvolgimento con le forze appunto produttive. Quindi ho cercato di mettere insieme tutte le categorie produttive del territorio per trovare la strada insieme, sia a livello locale, quindi nel comune di Scicli, ma anche ancora prima che si aprisse e quindi durante il lockdown, con le realtà territoriali degli altri comuni, perché questa pandemia ci ha permesso comunque di dialogare con gli altri comuni e quindi con gli altri assessori allo sviluppo economico, ma anche al turismo. Sin dall'inizio abbiamo cercato quindi di avere questa collegialità col territorio e dare subito degli input alle imprese con le risorse che avevamo a disposizione, quindi con le risorse umane che abbiamo a disposizione al comune. Da un punto di vista proprio di sviluppo economico, io ho cercato di creare subito uno sportello Focus Imprese proprio per dare delle risposte al mondo che è cambiato soprattutto all'interno dell'azienda, perché l'organizzazione dell'azienda è completamente diversa. Ovviamente questo vale sia che parliamo di attività produttive, ma anche di azienda nel settore, nella filiera del turismo. E quindi questo da un lato. Come amministrazione abbiamo cercato anche di, durante il lockdown, di pensare a una visione del territorio e quindi dare lo slancio a rilanciare Scicli, quindi il brand Scicli, proprio per rilanciare il settore che è quello più colpito da questo periodo. E abbiamo cercato proprio di farci la fatidica domanda, proprio prima noi, perché dovrebbe venire qualcuno a Scicli, no? Cosa di diverso, no? Scicli da Modica, da Ragusa, da città che comunque sappiamo bene hanno una loro storia, una loro anche cultura turistica che è anche è nata prima della nostra. Allora sicuramente tutto quello che avete citato prima fa parte della visione di Scicli, fa parte di come Scicli è stata vista da chi viaggia, no? dai nostri turisti, quindi il riconoscimento UNESCO sicuramente è una cosa importante. La conformazione del nostro centro storico io penso sia unica e quindi abbiamo cercato proprio di puntare la promozione del nostro territorio su questa visione del centro storico con questi tre colli meravigliosi che si affacciano sulla città. Quindi prima si parlava di mare barocco, no? Ho sentito l'ex assessore. Questo centro storico che è barocco, ovviamente con una vista che se dall'alto riusciamo a vederla si vede il mare, ma il mare è raggiungibile in pochissimi minuti. Quindi Scicli ha tutto ciò che può offrire al turista in termini proprio di territorio, di paesaggio, di monumenti. A questo ovviamente però il turista che viene cerca i servizi e quindi abbiamo cercato... Servizi, infrastrutture. Sì, infrastrutture. Durante la pandemia i servizi sono stati fermi, quindi la ripartenza ovviamente è molto lenta, però noi abbiamo cercato intanto di dialogare col territorio e dire allora cerchiamo di organizzare i servizi in maniera tale da instradare già il turista che viene cercando di capire il nostro territorio e immaginarlo già online. Noi sappiamo ormai il turista sceglie le proprie destinazioni online, quindi anche da questo punto di vista rispetto a 10-15 anni fa questo è cambiato molto, il turista è cambiato, le scelte non avvengono più facendo le telefonate, no, agli hotel, ma guardando internet e siamo tutti documentati su quello che accade. Quindi tutto questo va anche nella promozione del territorio. Considerate che avere delle risorse che lavorano su questo e quindi sulla promozione del territorio anche online è importante per un comune e quindi su questo io sto cercando anche di lavorare all'interno del comune per far emergere questo. Ok, diamo un attimo la parola a Pietro. Pietro, io a te chiederei in prima battuta, tu hai assistito da diversi punti di vista qualificati proprio nella gestione del patrimonio
culturale, materiale e immateriale, non solo dei siti monumentali. Come è cambiata Scicli negli ultimi 15 anni dal punto di vista turistico? Sì, sì. Allora, dal punto di vista turistico, 15 anni fa, 17 anni fa, quando arrivavano dei pullman in Piazza Italia, venivano additati dai vecchietti che ci stanno, perché cosa vengono a venire a fare qui a Scicli. Adesso è una cosa normalissima che si incontra nei vari pomeriggi. Scicli appunto ha un turismo, lo dividerei sia locale barra regionale che anche a livello poi nazionale, non solo. Il fenomeno Montalbano, come si diceva poco fa, è di gran lunga. Io posso dire che 2/3 dei numeri che vengono fatti sono espressivamente fenomeno Montalbano. Un fenomeno Montalbano che è una cartolina che ovviamente ti dà e le persone te lo cercano, è quasi, mi piace definirlo quasi come un pellegrinaggio laico. Le persone vengono qui per vedere la casa, per toccare questo, toccare l'altro, perché vogliono inserirsi all'interno di questa fiction. Fiction fatta molto bene, perché riesce a trasparire sia dal punto di vista dialettale, perché sembra strano, ma a volte ai turisti piace antropologico. Sì, 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 ai turisti piace che a volte si fanno le guide un altro po' anche in dialetto, perché apprezzano anche questa cantilena, per fortuna, che noi abbiamo qui in Sicilia. E ovviamente a livello poi diciamo di gestione dei beni culturali molto è cambiato, si è iniziato ai tempi con i biglietti della pesca, un altro po' per conteggiarli, fino ad arrivare adesso ad oggi che siamo diciamo a livello di avanguardia col POS ed altre diavolerie moderne. Possiamo dire che in qualche modo Montalbano è stato l'elemento di traino, e poi anche con uno sforzo non indifferente anche da parte delle associazioni, delle cooperative, penso a Tanit, penso al Centro Studi e Documentazione Storica di Scicli, poi man mano si sono aggiunti degli altri elementi. C'è uno sforzo tuttora nel far sapere, ad esempio, che nella chiesa di San Giuseppe c'è una statua del XV secolo, piuttosto che tante altre cose straordinarie che ci sono nella nostra città. Però mi pare evidente, e questo non possiamo fare una colpa all'assessore, che insomma è arrivato adesso nella gestione della nostra città, rimane un problema, che ti chiedo conferma o meno, della fruizione dei beni monumentali. Troppi palazzi chiusi, troppe chiese chiuse, troppi siti non raggiungibili. Questo secondo te rappresenta un limite anche al cambiamento del target, ovvero arrivavano gli autobus per Montalbano, tuttora si arriva largamente per cercare Montalbano, ma dovremmo provare pian piano a far venire le persone per le nostre bellezze, per quello che già abbiamo. Secondo te, insomma, riusciremo mai a essere famosi per quello che la nostra città ha di bello da far vedere? Riusciremo a farlo vedere prima o poi? Da Chiafura, sì, tutto alla Croce, il sistema del collo, infatti, dei tre colli. Ovviamente. Non c'è solo barocco, non c'è solo Montalbano. Dal punto di vista orografico, diciamo, la città per fortuna ci consente di avere dei quartieri molto belli. Pensate che noi nel periodo, soprattutto questo che ora arriva a livello estivo, con l'associazione Tanit e tante altre associazioni che sono attive nel territorio, fanno riscoprire questi quartieri nuovi, cioè il quartiere dell'Alto Bello, il quartiere di San Giuseppe, per non citare San Bartolomeo e Santa Maria Nova. È molto interessante questo qui, far passare il messaggio che oltre ad avere dei turisti che ci seguono in questi quartieri, ci sono anche gli stessi sciclitani che quasi vogliono riscoprire questi quartieri che invece diciamo, non sono battuti, non è la main street di Scicli, assolutamente. Citavi il centro storico, il centro studi di Scicli che si è costituito un annetto fa, perché oltre a ciò che noi riusciamo a vedere per strada, i palazzi, le chiese, tutto ciò che è materiale noi notiamo, all'interno ci sono delle molte microstorie che sono state scritte dai frati francescani nel 500, dai carmelitani nel 600. E il comune di Scicli ha un ingente fondo antico composto da svariati, da centinaia e centinaia di volumi, sono delle cinquecentine fatti a mano, manoscritti, che ovviamente sono molto interessanti
da valorizzare e da studiare soprattutto. Non so quante persone sanno che ad esempio l'attuale via nazionale un tempo era la via Maestranza, venne sbancata, venne diciamo una sorta di, come venne fatta nel periodo fascista a Roma con la via della Conciliazione, viene sbancato questo borgo medievale per far respirare diciamo la città, appunto a livello anche proprio igienico quasi. Molte chiese sono state diciamo smantellate. Di fronte al comune c'era un tempo la chiesa di Santa Maria della Piazza, di cui ora ci rimangono degli altari che sono esposti, che sono localizzati o al Carmine o in chiesa madre. Ecco, molte carte, molte documentazioni ci permettono di capire tutte le varie passaggi che abbiamo avuto. A me è capitato pure qualche anno fa, ho fatto una piccola ricerca, di avere per mano i documenti originali del progetto del Palazzo Comunale del 1902. Sallicano era un architetto della città di noto e in effetti il commissario di Vigata nasce in quelle carte, in quella inchiostro di china, in quella carta canapina, che in effetti era molto bello da vedere. Tante le iniziative che possono essere. No, ma io ritengo che sia tra le tante iniziative meritorie che avete fatto, questa abbia un'importanza speciale, lo dico da storico, perché c'è bisogno di storicizzare cioè Scicli, perché forse, no, assessore, spesso inseguiamo questi stereotipi cinematografici, luoghi comuni che si sono rivelati forti nel tempo, ma la nostra città forse ancora non è stata narrata per quello che realmente. Le chiedo a tal proposito, dal suo punto di vista privilegiato, cosa sta accadendo in queste settimane rispetto a turismo internazionale? Sappiamo benissimo che solo il 20% dei turisti che arrivano in Italia dal mondo viene poi al sud, quindi una minima parte. Ma dico, questo turismo di prossimità, lei lo vede in queste settimane? Stiamo riuscendo a farci vivere malgrado la pandemia, malgrado i blocchi aerei, eccetera, eccetera? Guarda, il racconto che si fa della città è importantissimo. Esatto. È proprio lo storytelling che noi dobbiamo promuovere, perché effettivamente, come diceva Pietro, noi siamo stati conosciuti per Montalbano, ma chi viene qua poi scopre una Scicli che non si aspetta. Quindi la sorpresa comunque per chiunque viene c'è. E io in queste ultime settimane, insomma in queste ultime 2 o 3 settimane di apertura, ho visto persone da Giarre, persone dalla provincia di Ragusa, Chiaramonte, cioè persone di comuni vicini che vengono a scoprire il nostro territorio. E lo storytelling che noi dobbiamo fare del territorio è proprio quello di partire dalle nostre radici, perché le persone poi quando vengono qua vogliono conoscere, no, la storia di Chiafura è una storia bellissima da raccontare, se ne parlava prima con Silvia, e penso che è questo che noi dobbiamo far fuoriuscire, perché poi questo ti rimane al di là di Montalbano, al di là, no, dell'UNESCO, che comunque ha avuto un grande supporto e dobbiamo continuare a meritarcelo per continuare, perché la manutenzione dei siti comunque è una cosa che dobbiamo continuare a fare. Quindi su questo sicuramente c'è da investire tanto e il comune sicuramente deve fare la sua parte. L'apertura dei siti culturali anche in maniera integrata che c'è stata in questi anni, devo dire che è stata una risposta del comune di Scicli che negli altri territori non c'è. Cioè ci sono state delle cose, avete messo insieme. Bastano a dire soltanto gli orari. Esatto. Continuate, diciamo gli orari. Dalle 10 di mattina a mezzanotte. Io non so a livello nazionale veramente. Esatto. Quanto siano. Cioè la ricchezza del nostro territorio, quindi passa ovviamente dalle persone che hanno messo a servizio anche il loro lavoro, no? il loro sapere proprio per questo. Quando i turisti sentono gli orari dei nostri siti aperti si meravigliano e se lo fanno ripetere 3 volte all'ufficio turismo, quindi questa è una grande opportunità per il nostro territorio che non dobbiamo perdere. Prima si parlava degli infopoint turistici, no? Nelle progettualità del distretto, no? Perché comunque dobbiamo parlare, no, di area vasta, noi facciamo parte di un territorio. Sì, io credo che sia essenziale, assessore. Che fare rete per noi è importantissimo. Essenziale. E il fatto appunto che come provincia ci hanno tolto parecchie
strutture che aiutavano il turismo provinciale comunque ad andare fuori come unico territorio. Questo secondo me ha fatto tanto, diciamo, questa carenza doveva essere assorbita dai distretti, che però, come sappiamo, insomma, il distretto per esempio degli Iblei era un distretto più territoriale, ha avuto degli epiloghi che magari non sono buoni, ma il distretto del sud-est, ora abbiamo avuto da qualche giorno la visita del sindaco di Noto, si sta rilanciando. L'anno scorso la candidatura, ve lo voglio ricordare perché prima si parlava di capitale della cultura, la candidatura l'anno scorso è stata fatta proprio del Val di Noto, quindi è stata fatta in maniera corale da tutti i comuni che fanno parte del Val di Noto, quindi lì si è fatto un lavoro proprio di rete, di area vasta, proprio per includere i territori UNESCO che abbiamo. Però poi ci si è candidati. Quest'anno, quindi parliamo dell'anno scorso, quest'anno invece la scelta non si è trovato, penso, non si è riproposto, diciamo, il progetto che l'anno scorso non è riuscito, e quest'anno ogni comune è andato in ordine sparso. Ricordiamo che Piero Torchi questo fatto l'ha definito una minchiata. L'ho sentito. Effettivamente avere due comuni nello stesso territorio. La nostra, guarda, ti posso dire che io ho vissuto l'ultimo mese proprio della candidatura, perché c'era la scadenza a marzo, se non erro, poi è stata prorogata, no? Quindi sono arrivata io in amministrazione che c'era l'euforia della candidatura per capitale della cultura, che devo dire è comunque una cosa coraggiosa da fare come per una città come Scicli, ma anche di grande diciamo orgoglio per la nostra città. E abbiamo fatto uno sforzo veramente per coinvolgere tutto il territorio, dal comune di Catania, ti dico, ad Agrigento, alle aree, diciamo, anche più interne, con cui Scicli in questi anni comunque ha costruito dei rapporti. A Pozzallo, al porto, quindi fare i collegamenti con le infrastrutture comunque di mobilità, quindi aeroporti, porti, e devo dire che dagli altri comuni c'è stata sempre un apprezzamento per questo riconoscimento. Quindi il nostro progetto dell'amministrazione è costruito proprio su questa idea di area vasta. Questa è una cosa importante. Non conosco quello di Modica, quindi non posso dire, però questo ci tengo a dirlo, perché io sono entrata, ecco, che già era stato deciso tutto, però l'idea della rete, di fare di questo territorio, anche noi ci troviamo in una posizione che ci permette di, il turista che arriva qua, il viaggiatore, mi piace dire meglio, no? È quello che in un'ora, insomma, può fare il giro, insomma, di tutte le bellezze che ci sono nella Sicilia, da Agrigento, insomma, Piazza Armerina, Catania, Noto, insomma, è una zona. Sì, perché alla fine, insomma, della nostra lunga, come al solito, discussione, insomma, diverse persone con le quali abbiamo interloquito prima hanno raccontato quella stagione, che fu i primi anni 2000, in cui comunque il fare rete è stato il nostro punto di forza. Io nella mia vita precedente, lo ricordavo prima lui, sono stato assessore alla cultura del comune di Scicli, ho partecipato ai tavoli del distretto culturale del sud-est, c'era una consapevolezza di essere forti insieme. Io, se mi è permesso una piccola digressione, noto che questo lockdown come comunità, parliamo della nostra comunità, non ci ha fatto benissimo. C'è un po' di tensione, c'è un po' di piattume da social, no? O a favore o contro, eccetera, eccetera. E poi osservo anche con preoccupazione, permettetemi di dirlo, la nascita di fenomeni microidentitari tipo Cavadalica merita di più, I love Cavadalica, Cavadalica great again. Insomma, sono preoccupato, quindi mi fa piacere che lei, assessore, ribadisca come questo territorio deve ripartire facendo sistema, facendo quadrato, che comunque siamo deboli e senza dubbio una governance più ampia ci può aiutare. Scusami Pietro, arrivo subito a te, voglio fare un'altra domanda. Sono venuti diversi spunti, turismo sportivo, turismo congressuale, siamo nel dopoguerra, cioè nel senso siamo in una fase in cui o si osa o si muore. Rispetto a questi spunti, lei ritiene che si possa osare puntare a nuove vie
per rilanciare e far ripartire Scicli da un punto di vista turistico, sempre parliamo? Ma sicuramente, allora si è parlato di turismo sportivo, turismo congressuale. Su questo, per esempio, si parlava anche degli infopoint, no? Che a Scicli non c'è, siamo una città turistica senza un infopoint. Esatto, questo ricordiamo, cioè noi siamo diventati una città turistica senza avere le infrastrutture turistiche, no? Di una città che di solito fa questo. Questo però c'è un progetto che abbiamo presentato proprio pochi giorni fa con il GAL, perché il GAL rientra in una delle altre azioni, no? Di fare rete con i comuni, il gruppo di azione locale Terra Barocca, c'è sempre il barocco in mezzo, che ci ha consentito di presentare un progetto proprio per fare un infopoint turistico lì dove nei bassi dove attualmente ci sono gli uffici tasse, quindi lì diventerebbe l'ingresso, no, del comune, quindi l'accoglienza che facciamo del turista, con annessa la chiesa di Santa Teresa, che diventerebbe un auditorium in cui si possono fare dei congressi, quindi l'idea è quella di spostare quindi quel luogo proprio per il turismo congressuale. Ovviamente questo non basta per farlo, quando parli di turismo congressuale, poi, come dicevo prima, città turistica, ci vogliono i servizi attorno, ok? Quindi da questo punto di vista poi si deve lavorare a questo, perché chi viene poi deve avere diciamo tutto quello che gli serve. Sui posti letto si diceva, no? Sì, altro. Si parlava dei posti letto. Allora, attualmente noi abbiamo fatto un conteggio, perché appena arrivato ho cercato insomma un po' di capire anche. Scicli ha circa 2000 posti letto, e che non sono pochi. Partiamo dagli zero, no? Di 15 anni fa, 17 anni fa, a 2000, insomma, c'è stata una bella crescita, e devo dire senza grandi impatto nel territorio. Qualcuno lo accennava anche prima, ci sono questi posti letto, no, diffusi nel territorio, diciamolo prima, quindi si può diciamo stare comodamente in centro storico senza stare nell'albergo, no, dei 4-5 piani che ci sono nelle altre città. Questo per noi è un valore aggiunto, a maggior ragione adesso dopo il lockdown. Cioè siamo una città che può offrire le comodità di una residenza, no, in centro storico, con un B&B o comunque con una casa vacanze, che ha un sistema attorno, parlo dell'albergo diffuso ovviamente, che ti permette comunque di avere i servizi che troveresti in hotel, ma li trovi diffusi nel territorio. Questa è una grande opportunità. Lo sport sicuramente, anche lì ci vogliono le infrastrutture sportive per farlo, anche su questo come amministrazione ci stiamo cercando di ridare alla città le infrastrutture sportive che servono, quindi il campo per questo, ma ci sono tanti sport che spesso non vengono nominati, perché quando si parla di sport si parla sempre di calcio. Mi piace ricordare che a Scicli si fa ginnastica artistica, si fa perché poi siamo straordinari di base, gli no, e tra siamo l'altro ci sono poliedri, tanti campioni, sì, no? A livello sì, provinciale, sì, regionale, anche nazionale. Ci sono sport per persone che comunque hanno delle abilità diverse dalle nostre, no? E che vengono portate avanti in maniera, devo dire, molto con grande passione da tanti. Ora il judo, cioè le arti marziali, insomma ci sono tante cose che mi piace ricordare. Cantanti, tennisti, abbiamo campioni su tennisti, ogni pugilato. Esatto. Mia figlia quest'anno ha fatto tennis per 3 mesi, ecco. Insomma. Sì, infatti, quindi questo è importante. Ovviamente anche lì, diciamo, in spiaggia si faceva tanto sport, io me lo ricordo ai tempi, no? Organizzavamo tornei di pallavolo, e questo insomma ora non si può fare, però pensare a questo e creare dei servizi a supporto di questo è importante. Ok, ora vi inviterei, parliamo di Chiafura un attimo. A te Pietro chiederei, dico, a parte pulirla e aprirla, tu cosa faresti per rendere fruibile, vivibile Chiafura ai turisti? Mi spiego meglio. A Modica ci sono delle esperienze di grotte che sono state riallestite, proprio ti chiedo da un punto di vista proprio museale, secondo te Chiafura basta a se stessa così, oppure ci sarebbe bisogno per renderla ancora più accattivante di un museo, un percorso museale all'interno, delle proiezioni che
richiamino la storia? Allora, Chiafura, come poco fa dicevi tu, è già un museo, secondo me, dal mio punto di vista, è già un museo come si presenta. Già la si guarda dal basso e si vedono questi gironi dell'inferno che diceva Pasolini. Non sono d'accordo, secondo me, a impiantare lì un cinema, come si ventilava qualche tempo fa, o di impiantare delle installazioni alquanto, secondo me, diciamo, discutibili. Magari si potrebbero fare delle, diciamo, parcellizzare determinati ambienti, magari utilizzare determinate grotte per utilizzarle a livello anche di bed and breakfast, a livello, diciamo, di ricettività, ma la gran parte deve essere, secondo me, tale e quale così come si presenta, dove si riesce a leggere ancora il fumo nero che traspariva e ancora si legge nella volta delle grotte, oppure i raffi, diciamo, questi piccoli orticelli che condivano le varie stradine che stavano davanti alle grotte. Chiafura poi, secondo me, deve essere collegata anche con la parte alta del colle, perché molte persone ce lo chiedono. Si parte dal basso, dove c'è, diciamo, questa piccola reception, che a utilizzare in maniera efficiente per fare un piccolo museo. Ci sono anche i servizi igienici, belli e pronti. Noi li abbiamo utilizzati quando un paio d'anni fa abbiamo realizzato un piccolo evento in occasione di un libro che è stato realizzato lì. Io ho la fortuna, sfortuna, di avere mio nonno che è uno degli ultimi chiafurari, quindi come no? Già nella testa so cosa significa. Però molte persone, appunto, vorrebbero attraversare Chiafura dal basso verso l'alto, appunto per collegare su il Colle di San Matteo, il Castello dei Tre Cantoni. Perché pensiamo che quando le persone arrivano in Piazza Italia, si guardano, ti chiedono cos'è quello. Cioè, è classica, cioè cos'è? Una chiesa? Come si chiama? Quindi il colle, diciamo, è da riuscire a farlo inserire oltre al barocco che c'è sta nella parte bassa. Però devo dire una cosa, che a differenza di qualche anno fa, Chiafura, per via magari di alcuni eventi singoli, che, diciamo, sporadici, che vengono realizzati, la vedo, diciamo, meno zona, diciamo, da pattumiera. Poco fa si diceva, appunto, che c'è quasi una discarica, c'era. Io mi ricordo che qualche tempo fa addirittura c'era un milicalifo messo lì, diciamo, senza nessun motivo. Fortunatamente molto lavoro, diciamo, di volontariato è riuscito, appunto, a pulire, a togliere tutto questo ciarpame che ci stava sopra. Ci sono già pronti i piedistalli per la cartellonistica, ci sono anche i testi per la cartellonistica, manca la stampa. Comunque, vabbè, c'è il discorso anche della sicurezza, che questo non è poco, anzi questo è tantissimo. Molte grotte sono, appunto, piantellate al loro interno, e questa ovviamente è una cosa, diciamo, che da approfondire negli ultimi anni. Però la speranza è, fra 20 anni, di dire cose diverse. Cioè, perché magari 15 anni fa si diceva, fra 20 anni, diciamo, riusciamo ad aprire Chiafura, non arriviamo al 2030, 2040, perché poi altrimenti andiamo avanti. Ma rispetto a certe infrastrutture con cui la politica ciclicamente si diletta, tipo l'ascensore per salire su, tu come le vedi? Vedi come le infrastrutture necessarie, a parte il diletto della politica, oppure ne possiamo fare a meno, secondo te? Allora, io l'ascensore che dovrà collegare la parte bassa di San Bartolomeo al Colle della Croce, io lo paragono quasi al traghetto, al ponte di Messina, perché la maggior parte non siamo d'accordo per il ponte, per motivi sismici, per motivi che si sfonderebbero quartieri di Messina e via. Però quando arriviamo lì, nella rada San Francesco, per immetterci al traghetto, malediciamo i minuti e le ore che perdiamo lì in macchina. Quindi io vedo che un qualcosa di non invadente si può fare, che possa portare delle persone dalla parte bassa alla parte sopra di quella della croce, secondo me sia utile. Mascherarla, non fare un qualcosa che sia un pugno poi nell'occhio, senza dimenticare che però il Colle della Croce è stato voluto nel lontano 1004 dai monaci, quindi era una zona, diciamo, utilizzata a fini quasi ascetici, perché i monaci, diciamo, volevano accasarsi su in alto per stare distanti da dove stava, diciamo, la parte bassa della città.
Io considero che senza un ascensore i colli non si riesce a potenziarli, nonostante ci siano dei bei camminamenti. Cioè, a proposito di camminamenti, c'è dietro il colle principale di quello di San Matteo, c'è il cosiddetto muro della vergogna, chiamato così negli anni 50-60 per nascondere le vergogne delle grotte più belle che abbiamo a Scicli, punto di partenza, che sarebbe poi la via Bauso, che collega dalla parte di Palazzo Beneventano fino ad arrivare al quartiere di San Bartolomeo. Ecco, lì secondo me, diciamo, si sfonda già un viottolo, si sfonda già un passaggio che, consentitemi, diciamo, i turisti di questo qui ce li cercano in maniera abbastanza alta, okay, come idea. Assessore, ruolo purtroppo il tuo ruolo è questo. Come siamo messi con Chiafura? Quali sono i problemi che ci impediscono di averla come una struttura fruibile turisticamente? Allora, sicuramente è la prima cosa che ho chiesto appena sono arrivata al comune. Allora, io voglio sapere perché non si può andare a Chiafura, ok? Dunque, lì non vi voglio tediare con i problemi, insomma, di, come diceva, sì, anche, diciamo, di ordine proprio, di rischio, no? Che ci sono nel colle. Lì è uno dei più bei posti di Scicli, sì, e da lì secondo me noi dobbiamo proprio ripartire. È il percorso, no, da fare da Palazzo Beneventano a salire, sì, sul, sì, colle, sì, e ritornare, quella è una delle cose, penso, che nessuno ha proprio... nessun altro centro storico, no, riesce ad avere la pianura, il colle, che, esatto, può raggiungere in 10 minuti sostanzialmente, quindi è una cosa su cui dobbiamo puntare per la promozione del nostro territorio. Chiafura ha dei finanziamenti in corso che purtroppo ancora causa anche questo diciamo, sospensione di 3 mesi, ha ritardato, perché lì appunto nella prima fase, dico, no? Perché ci sono due fasi, vari da livelli. Nella prima fase appunto ci vuole una bella pulizia, ma di quelle non straordinarie, diciamo, e diciamo è contenimento, insomma, di proprio per la sicurezza. Quindi è una cosa che se non succedeva questo, forse per l'estate poteva essere pronto, ma ho i miei dubbi. Sicuramente dal prossimo anno almeno la prima parte potrà essere fruibile. E quindi quello già, secondo me, potrebbe essere un risultato. E, lì poi si parlava di... quindi si parlava ovviamente il turismo. Allora, noi abbiamo la fortuna di avere in centro storico la natura a portata di mano. Parlavamo dei tipi di turismo, no? Che possiamo avere, quindi il turismo naturalistico sicuramente noi lo possiamo già avere in centro storico, e questa è una cosa straordinaria da dire, da raccontare. La commissione che c'è con la natura e quindi anche con la storia, perché ritorniamo, no, al racconto del nostro territorio, è importante. Quindi su quello secondo me si deve puntare a step, perché comunque servono dei finanziamenti. Sull'ascensore io devo dire sono un po' scettica, nel senso, ma questa è una mia personale opinione, quel posto secondo me va vissuto così com'è. I camminamenti di cui parlava prima, cioè, sono una cosa bellissima. Ovviamente avere la vista, no, dall'alto, comunque mentre si sale, sarebbe una cosa bella. Ormai però ci sono tante tecnologie che ci aiutano a guardare, insomma, queste diciamo il territorio, insomma, con i droni ormai si fanno cose veramente, veramente fantastiche. E l'idea del parco comunque lì archeologico mi pare che era un'idea anche dell'ex assessore ai beni culturali, sì, regionale, che aveva lanciato, no? Questa idea del parco, che purtroppo poi non... Però io sono convinta che possiamo, diciamo, puntare anche su questo sicuramente. Pochi giorni fa il sindaco ha lanciato, no, l'idea anche del parco
a Lodderi, cioè, allora, il parco a Scicli è una città, diciamo, che può benissimo ospitare un parco, anche due, voglio dire. Ancora non abbiamo il parco degli Iblei e Scicli, insomma, non sappiamo se rientra o non rientra, però sicuramente il parco è una cosa che... E che, allora, ormai i turisti cercano le esperienze proprio anche immersi nella natura e cercano dei luoghi in cui c'è sostenibilità col territorio e Scicli a misura d'uomo. Quindi come dicevo, questo... viaggiatori e non turisti, quindi persone che vogliono avere un'esperienza e non che vogliono visitare semplicemente un monumento. Ultimo giro di battute, andiamo verso la conclusione. Due cose, Pietro. Allora, la prima, così approfittiamo di questo spazio per condividere, ci sono degli scavi archeologici a Scicli in corso? In corso non ci sono. C'era qualcosa? C'è una convenzione, c'è una convenzione di 5 anni che è stata fatta fra appunto il comune di Scicli, la sovrintendenza di Ragusa e l'Università di Catania. Fautrice di questa, diciamo, di questa convenzione, e qui la voglio salutare, la dottoressa Anna Maria Sammito, che ha veramente realizzato un paio d'anni fa un piccolo gruppo di volontari per degli scavi su al Castello dei Tre Cantoni. Esatto, il Castello dei Tre Cantoni è la parte più alta di Scicli. Guardandolo si riesce a vedere il mare, le antenne sono più in basso con altro po' quelle che ci sono di fronte nell'altro colle prospiciente. Sono stati, il castello è stato tra virgolette liberato da uno dei crolli che ha subito in periodo del terremoto del 1693. Il 1693, con chi parli e parli, è una data fondamentale, quasi un anno zero per tutta il Val di Noto. È diventato uno scavo, devo dire, anche difficile, complicato, perché andando giù a scavare ci si è accorti che molte strutture murarie, molti piani di calpesti venivano ad accavallarsi uno con l'altro, perché questo qui, diciamo, il castello è stato vissuto, rivissuto, trivissuto, sempre così. La cosa bella è stato che, perché le scoperte poi quelle belle succedono negli ultimi giorni, quando poi finiscono i soldi, in tutti gli scavi, questo qua, sono state trovate proprio ad altezza polpaccio dei piccoli disegnini in un muro che dove vi erano impresso una piccola nave con le vele e anche una croce di Malta con una data del 1500 e qualcosa, adesso non ricordo. Ecco, però quelle lì erano delle zone utilizzate dai prigionieri, per le vecchie segrete. Ovviamente queste piccole incisioni che sono a livello di polpaccio ci fa capire che quella zona è stata utilizzata anche in un momento secondario e quindi che bisogna andare giù nella parte bassa per riuscire a capire molto. Ora c'è giustamente in cantiere anche di creare una sorta di regolarizzazione della zona per fare, diciamo, dei piccoli piccoli selciati, dei camminamenti che riescono soprattutto, diciamo, ad andare incontro ai fattori, diciamo, della sicurezza, quella che è la prima cosa. Però ripeto, il colle è una valvola da sfogo da Scicli che Scicli, diciamo, secondo me deve sfruttare nell'immediato, quasi nei limiti del possibile. Perché viene chiesta, cioè, se voi guardate, di giorno ci sono sempre persone a San Matteo, di notte ci sono sempre persone a San Matteo, si mettono di fronte alle luci e si riesce a vedere. Quindi, diciamo, le persone, il contatto che i turisti che arrivano qui con il colle è tangibile, è abbastanza, diciamo, presente nella cosa. Questo è due, andiamo al due. Seconda cosa che ti volevo chiedere, approfittiamone, Tanit, Centro Studi, Agire. Cosa bolle in pentola? Ci sono delle iniziative per i prossimi mesi che puoi approfittare per lanciare questa sera? Sì, allora, intanto partiamo da Agire, che è la cooperativa che gestisce i siti culturali del comune, che a differenza di tutte le gestioni precedenti che si occupavano a livello, diciamo, di valorizzazione, di gestione, di salvaguardia dei beni, con Agire si è riuscito ad entrare anche a livello sociale nell'animo dei turisti, cioè, perché all'interno di questa cooperativa ci sono dei ragazzi che sono riusciti a trovare posto di lavoro a
appunto perché la cooperativa, diciamo, riesce a far girare determinati aspetti per agire. Tanit già, penso, uscirà a breve le date con le varie passeggiate che noi comunemente annualmente realizziamo. Anche qui abbiamo fatte quelle dei vari quartieri. Stiamo lavorando per aprire un palazzo nuovo, un palazzo privato, non diciamo il nome, che potrebbe essere, diciamo, una novità per l'estate, lo facciamo una prova di un mese almeno. Per quanto riguarda il centro studi, invece, è stata realizzata una convenzione fra appunto il centro e il comune per cercare di studiare, portare avanti il progetto che poco fa dicevo del piano del fondo attico del comune di Scicli. Abbiamo un patrimonio immenso, custodito, bene o male, quello è un altro discorso, dentro i palazzi, perché non farlo vedere ed essere, diciamo, consultato da tutti gli studiosi, assolutamente. Perfetto, prima di dare la parola all'assessore leggo due messaggi interessanti che sono arrivati da chi ci sta seguendo. Angelo, complimenti per la trasmissione, tanti bei spunti e alto livello finalmente, un commento per l'ex sindaco di Modica per evitare di cadere nella trappola degli annunci che lui stesso menziona. Le zone economiche speciali non sono sinonimo di industrializzazione, ma se guidate in modo corretto sono uno strumento importante per il territorio. Penso all'agricoltura e alla necessità di innovazione per il nostro tessuto economico. Il porto e l'aeroporto che lui nomina non lavorano solo di turismo, sarebbero investimenti destinati alle perdite. Le ZES lavorano sul principio delle 3T, turismo, trade e trasporti. Per questo è giusto che gli assessori al turismo lavorino fianco a fianco con il tessuto aziendale. E poi un altro commento di Barbara: l'idea di far conoscere e conoscere noi stessi la storia della città è assolutamente interessante, anzi entusiasmante. Forse è vero che potremmo vivere quasi esclusivamente di turismo e staccarci dallo stereotipo, tuttavia intrigante e perfino comodo, Scicli, città di Montalbano. Ma dal mio punto di vista ci vuole uno sforzo congiunto notevole. Nelle ultime due estate ho riscoperto alcune zone del paese frequentate tra l'infanzia e l'adolescenza al seguito di un'associazione locale. Ecco, quindi il vostro lavoro probabilmente si richiama a quello. Ho ascoltato storie mai sentite e notato particolari da sempre sfuggiti alla mia attenzione. Tanti turisti accorsi, ma anche parecchi sciclitani incuriositi. Vuol dire che queste formule funzionano bene. Il però è che, nonostante l'impegno dei membri dell'associazione, ritrovarsi a camminare in mezzo all'immondizia sparsa per le stradine secondarie, con i sandali che si impigliano tra le erbacce e pericolosi cocci di vetro, non è piacevole né dignitoso. Il decoro della città è un biglietto di presentazione fondamentale e non solo nel salotto buono. Devono essere in ordine anche le altre stanze. Da una parte certo il comune, ma dall'altra il singolo cittadino deve rendersi conto che il benessere portato dal turismo non cade dal cielo, ma inizia dietro la porta di casa sua. Barbara, tra l'altro, che una mia amica vive a Mosca, è una nostra sciclitana che lavora all'università, insomma, ha incarichi importanti a Mosca e rimane sempre molto legata alla nostra città. Grazie per questi contributi. Assessore, anche per lei due cose per chiudere. Uno, assume stasera l'impegno a nome dell'amministrazione di creare questi luoghi di dialogo tra i nuovi scicletani che investono, spendono, vivono a Scicli e l'amministrazione? Uno. Sì. Ok, no, perché abbiamo visto che tante idee possono venire. Allora, guarda, io penso che sono stata una di quelle che da quando hanno aperto, diciamo, una dei pochi assessori, insomma, da quando si è aperto, no, dopo il lockdown, a fare più incontri, penso, con la base degli altri, non per nulla togliere, però l'assessorati che ho sono degli assessorati che comunque hanno bisogno di interagire con il territorio. E quindi permettimi comunque di ringraziare tutte le realtà che abbiamo contattato tramite email, tramite WhatsApp, tramite conferenze online, che comunque hanno dato hanno le loro proposte e mi hanno seguito, insomma, in questa cosa ultimamente anche online con le dirette Facebook, perché ormai ci siamo abituati comunque anche a questo. E quindi dalle associazioni di categoria alle associazioni culturali, insomma tutto quello che ruota attorno al nostro territorio. Quindi che ben venga anche che i foresti, no, come li vogliamo chiamare, qualcuno li chiama i Scicli lovers, insomma questi cittadini che hanno scelto Scicli
come residenza appunto per la città, che possono dare sicuramente degli spunti. Anche su questo, con il dialogo con l'ufficio turismo, per esempio, io invito, e lo dico sempre agli incontri che faccio, di dialogare con il comune. Non eravamo più abituati a farlo, nel senso, il comune è il luogo di incontro e le porte del comune sono sempre aperte, e su questo dirci le cose che fate, dirci gli orari di apertura e chiusura. Noi, il sito del web del comune deve essere un luogo che ha tutte queste informazioni, perché possiamo riuscire a veicolare comunque tutto quello che succede. E quindi sicuramente questo, devo dire che... Individuare uno strumento, una sede, una... Allora, io ultimamente, allora, per collegarmi anche a quello che si è detto prima, ultimamente sto utilizzando la sede del mercato ortofrutticolo di Donna Lucata, che è una delle sedi più grandi che abbiamo. E A misura di Covid, sicuramente. E che mi piace farlo proprio per portare i cittadini dentro il mercato di Donna Lucata, che, devo dire... Io è uno dei primi luoghi che ho visitato, in cui sono andata da assessore, proprio perché era da lì che io volevo cominciare, no? a fare delle iniziative, proprio perché, come si diceva prima, l'agroalimentare, l'agroindustria è il fulcro della nostra economia, e quindi è da lì che dobbiamo partire. Da lì poi vengono tutte le altre cose. Mi piace salutare, perché l'ha citata, la dottoressa Sammito, con cui io ho avuto il piacere di lavorare e che ritengo una persona veramente di grandissima professionalità ed esperienza, quindi proprio la saluto anche per quello che ha fatto per Scicli, per questa convenzione che riesce insomma anche a donarci delle cose che possiamo comunque sempre non raccontare e anche far visitare magari certo. Un giorno. E quindi su questo... Sicuramente c'è la mia disponibilità. Ok, perfetto. Io ormai anche il sabato e la domenica, i volontari, no? Parlavamo di pulizia, gli ultimi due weekend li ho passati con i volontari, quindi diciamo... No, ma lo dicevo perché comunque è emerso anche stasera che tanto possono dare in termini non solo di contributi, ma anche di relazione, no? Perché poi sì, sono sì, anche certo, persone certo. Spesso molto importanti, molto impegnate, anche... nei loro ambiti economici, eccetera, eccetera. E questa è la prima cosa. Seconda cosa, chiudiamo in maniera propositiva. Cosa dobbiamo aspettarci dal suo assessorato, dall'amministrazione, nei prossimi mesi? Caterina, vice sindaco, l'altra volta diceva, c'è in cantiere qualcosa. Cosa dobbiamo aspettarci per la nostra estate, che è già in itinere? Ci sarà qualcosa di turistico? Allora, sì, guarda, come amministrazione noi faremo tutto il possibile, non mi bilancio a dire l'impossibile perché non lo possiamo fare, però tutto il possibile per incanalare delle risorse proprio per rivitalizzare l'estate e quindi diciamo la ripartenza, no, economica, turistica della città. Aria di gioia? Aria di gioia sicuramente è il punto di partenza. Che ricordiamo è un progetto messo in essere. Sì, è il progetto di cui parlavo prima, no? Che tende, diciamo, un'offerta turistica che si vuole dare al territorio con il contributo e quindi con la coprogettazione da parte del territorio. Io ho voluto, prima di presentarla alla stampa, ovviamente condividerla con gli attori del territorio proprio per avere da parte loro... le iniziative proprio da fare insieme a loro. È il frutto di questi mesi di riunioni che abbiamo fatto con le varie associazioni di categorie, con le associazioni, è nato comunque qualcosa, è nato il fatto che noi il 3-4 luglio già abbiamo una manifestazione. Non vuole anticiparcela? Ancora è troppo presto per parlarne. Allora, forse di concretezza, dai. No, forza. No, concretezza. Il 3-4 luglio ci saranno le notti barocche. Ah, bello. Ok. Penso che se tutto va bene, insomma, siamo in iter amministrativo, però insomma, perché oggi proprio il vice sindaco Ricotta è stato in questura, quindi per capire anche come fare le manifestazioni. Certo. Cioè, tutto questo ha certo. creato una serie di... No, ha complicato ulteriormente. Ha complicato ulteriormente quello che già sapevamo, quindi su questo noi ci stiamo impegnando, abbiamo già inserito un'altra data e questo l'ho fatto con il coinvolgimento del territorio e ho chiesto proprio di allietare, intrattenere, fare intrattenimento in queste serate
a diverse realtà del territorio che poi pian piano insomma scopriremo. Perfetto. In questi giorni. Quindi su questo ringrazio tutti quelli che stanno partecipando, perché lo stanno facendo per la città di Scicli, quindi è volontariamente, ed è tutti, il momento, ho chiesto livello. A tutti di dare proprio un contributo, dalle guide turistiche uh-huh. alla musica, all'arte, cercherò di coinvolgere pian piano, quindi in questa prima fase, però uscirà sicuramente il calendario come gli altri anni, arricchito da quello che abbiamo fatto in questi ultimi mesi, quindi cercandolo di incanalare una visione che è quella di cui abbiamo parlato. Quindi su questo insomma... Bene, speriamo bene. E allora ringrazio i nostri ospiti, quindi ringrazio Emilia Rabito, assessore al turismo del Comune di Scicli, grazie per esserci stata, grazie per il tuo contributo, grazie a Pietro Di Rosa, archeologo e guida turistica, grazie anche per il tuo contributo e adesso io mi avvio verso... il mio piccolo rito di fine puntata, che è la citazione. Dicevo anche l'altra puntata, in tempi in cui insomma si cita e di continuo si fanno citazioni di ogni, noi cerchiamo di non citare né Oscar Wilde né altri autori troppo mainstream, perlomeno con le citazioni, ma cerchiamo di valorizzare alcune personalità locali. Ultima puntata abbiamo citato il compianto ex sindaco Pino Lonatica e quest'oggi invece leggerò un breve testo tratto dai miei anni vissuti a Chiafura di Pietro Sudano. Ricordiamo che Pietro Di Rosa è il nipote di Pietro Sudano, che saluto, spero che ci starà vedendo, che ci vedrà con calma, 94 anni, arzillo, esatto. L'ultimo dei chiafurari, come lui ama definirsi. Ma prima di leggere la citazione, permettetemi di dire due parole su accadimenti tristi e spiacevoli che sono avvenuti nelle ultime settimane a Scicli. Conflitti tra poteri, il sindaco, i giornalisti, i pseudogiornalisti. Voglio rivolgere un invito. La stagione, invito agli amministratori, ma anche a tutti in generale, un invito a calare il tono del dibattito pubblico, provare a fare come facciamo noi in questo piccolo spazio, dialogare nel merito e senza pregiudizio. L'estate è partita da qualche giorno, quindi inviterei tutti a godere un po' di più delle nostre spiagge, fare una passeggiata in campagna, fare un tuffo nelle nostre azzurre acque e magari abbassare il tono delle polemiche. Questo è un invito che mi sento di fare agli amministratori e a tutti gli altri. Detto questo, vado a leggere questa piccola poesia graziosissima di Pietro Sudano che si intitola Scicli. Piazza color di ghiaccio accecante, attorniata da barocchi palazzi, da templi gioielli d'arte, anneriti e tarlati nel tempo. Lembo di paradiso proiettato sulla terra, è immersa nell'azzurro del cielo, incendiato dal sole calante sulle ridente contrade spruzzate dal sudore dell'opera umana. Città ricca di menti, d'artisti, di braccia e mani operose, d'orti ed ortaggi, d'odore e sapore, esportate nel mondo quali messaggi di pace lanciati da questa laboriosa città al mondo sconvolto ed inquieto in cerca di sole e benessere. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata e alla prossima. Arrivederci.